Conviene ristrutturare o acquistare una casa già ristrutturata? Quante volte vi siete fatti questa domanda? La risposta è: abbiamo già visto il costo di una ristrutturazione di un appartamento di 85 metri quadri e se consideriamo il prezzo di acquisto dell'immobile in un condominio degli anni 90 in una zona periferica, otteniamo un prezzo totale di circa 230.000 euro. Abbiamo svolto un'analisi di mercato e confrontando appartamenti di nuova costruzione in zone periferiche con le stesse caratteristiche dell'esempio precedente, otteniamo un prezzo di vendita medio di circa 250.000 euro. Fermi un attimo. Acquistare un immobile da ristrutturare ha i suoi pro e i suoi contro. Ad esempio, alcuni aspetti positivi possono essere prezzo di acquisto relativamente basso o la facoltà di prendere decisioni in merito al progetto. Mentre gli aspetti negativi possono essere l'involucro dell'immobile di scarsa qualità e quindi scarsa coibentazione, oppure imprevisti non calcolati in fase di ristrutturazione. D'altro canto, una casa già ristrutturata e di nuova costruzione avrà sicuramente un involucro più efficiente dal punto di vista energetico e altro aspetto positivo è che non avrete pensiero di una ristrutturazione. Ma dovete mettere in conto che dovrete accontentarvi delle decisioni progettuali che qualcun altro ha preso per voi, oltre al fatto che il prezzo di vendita includerà un margine per l'investimento del costruttore. Quindi conviene ristrutturare o acquistare una casa ristrutturata? Scriveteci nei commenti voi cosa ne pensate. E non dimenticate di seguirci su Ingegneria Creativa.